strategie di business e il costo degli errori. Oggi parliamo di questo tema che è fondamentale non solo lato business ma per qualunque area della nostra vita e qualunque cosa noi facciamo, ovvero è l'errore, nel senso che tutti commettiamo errori. Qual è l'elemento fondamentale però che dobbiamo tenere a mente? È quando riconosciamo l'errore. Immagina questa situazione che rende benissimo l'idea, sei per strada e c'è un bivio, se tu sbagli direzione e te ne accorgi dopo un chilometro è un discorso, se te ne accorgi dopo due, tre giorni di viaggio è un altro discorso, se te ne accorgi dopo mesi o anni è un altro discorso ancora perché abbiamo buttato via anni della nostra vita e questo vale per qualunque tipo di attività, sia per il nostro futuro, quindi noi decidiamo di intraprendere una strada che non è quella che volevamo per noi e dopo anni magari di studi, di fatiche, di esami, di sforzi eccetera, scopriamo che abbiamo buttato via magari metà della nostra vita per qualcosa che non ci interessava ed è oggettivamente una cosa tristissima, purtroppo succede. In ambito business succede lo stesso, se noi applichiamo una determinata strategia perché siamo convinti che facendo X otteniamo Y e come sappiamo nel marketing e nel business tutte le nostre idee sono supposizioni perché nel momento che scarichiamo a terra il tutto, quindi mettiamo in pratica quello che abbiamo in mente, il mercato ci dirà se la nostra intuizione era corretta oppure no. Quindi se i clienti comprano quello che abbiamo da proporre, allora probabilmente quello che avevamo in mente ha funzionato, altrimenti no e dobbiamo fare sicuramente degli accorgimenti però anche qui appunto dobbiamo capire quando intervenire perché se noi investiamo tantissimo tempo per lanciare un prodotto magari anni tra ricerca e sviluppo e tutto quello che serve lo lanciamo nel mercato e abbiamo zero risultati ci rendiamo conto che è un problema molto grosso da qui che nasce poi tutta la logica dell'NVP, del ne abbiamo già parlato tempo fa ovvero del prodotto minimo che possiamo dare al nostro pubblico e ai nostri potenziali clienti per capire se ci interessa quindi prima si dà una proposta ai clienti veramente minima in modo che l'investimento nostro, lo sforzo, il tempo, eccetera, sia veramente irrisorio, comunque il minimo possibile. Capire la risposta e se la risposta non c'è, abbandonare prima ancora di iniziare. Quindi capiamo quanto effettivamente sia importante. Ma lo stesso vale per il tuo business. Quindi tu, sicuramente, stai facendo delle, delle azioni che consapevolmente o meno ti stanno portando a determinati risultati. E anche non fare nulla è un comportamento, ovviamente. Quindi, se non fai nulla oggi, benissimo. Passano mesi, passano anni, sappiamo che i risultati che otterrai sono gli stessi che stai ottenendo oggi, perché nulla cambierà magicamente per caso. Allo stesso modo, se inizi a fare un'azione nuova, immaginiamo una campagna pubblicitaria per radio. Me lo invento prima di decidere di investire tutti i tuoi soldi lì e aspettare anni per guardare il risultato. Magari scegliamo un time frame più breve e cerchiamo di analizzare se effettivamente ha portato dei risultati. In base a questi risultati, decidiamo poi come muoverci. Quindi, è molto importante darsi dei paletti intermedi per capire se è arrivato il momento di cambiare direzione oppure se siamo nella direzione giusta. E questo nel business è molto importante perché, più passa il tempo, possiamo dire che più la nostra vita si accorcia: nel senso che se noi andiamo nella direzione sbagliata iniziamo a vendere meno, ad avere meno clienti, quindi a meno quindi avere meno soldi diciamo che la vita aziendale si accorge sempre di più perché arriveremo al punto che saremo costretti al fallimento quindi prima di arrivare a quel punto è importante rendersi conto che la strada non è quella corretta e prendere subito una deviazione in questo modo deviazione dopo deviazione se siamo veloci nell'intervenire riusciremo a raggiungere qualunque traguardo ma è importante accorgersene in tempo quindi oggi chiediti quali sono le azioni che stai facendo e in che direzione ti stanno portando? È la direzione che stai seguendo, che vuoi raggiungere? Oppure stai andando in una direzione che non è quella che immaginavi? O addirittura non sai in che direzione stai andando, o non sai nemmeno se stai andando da qualche parte? Riflettici perché il futuro della tua attività, come sempre, dipende anche da questo. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, se ricordo bene, era Seth Godin che faceva un esempio molto bello, secondo me una metafora molto bella, ovvero quella di un ingegnere che costruiva una scala per poi rendersi conto che l'aveva costruita sul muro sbagliato. Ecco, questa è la logica. Se noi ci accorgiamo subito che abbiamo iniziato a costruire la scala sul muro sbagliato. Possiamo immediatamente correre ripari e costruirla sul muro corretto, ma se aspettiamo di aver finito tutto il lavoro rischiamo che in alcuni casi è troppo tardi. Quindi non troviamoci in questa situazione. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!